Allora veramente, non lo so, dal 70 al 76 ha fatto enormi pause, nonostante fosse impegnato su tantissimi fronti. Lui era art director di Olivetti, di Poltronova, una grande azienda di design, faceva ceramiche per Bitossi, aveva tantissimi lavori in ballo. Ebbene, dal 70 al 76 se ne andava nel deserto in Spagna a fare questi lavori molto legati alla land art, molto concettuali, con la fidanzata di un tempo che vi raccontavo prima, questa Eulalia Grau. Ma veramente questa sua idea di reimpossessarsi della terra, reimpossessarsi dell'oggi, cioè ritrovare negli oggetti la ritualità, quindi non il senso, non il funzionalismo. Un oggetto non serve, sono interessanti i rituali che noi sviluppiamo attorno agli oggetti, quindi le azioni degli uomini. In questo, vi dicevo, lui è stato veramente una specie di crocicchio. Cioè, se voi leggete i suoi scritti, e un po' li avete ascoltati, c'è Hemingway, ci sono i Beats, c'è la capacità di sintetizzare il mondo del pop e il politeismo indiano. Quindi veramente Sozas è stato un crocevia in se stesso, no? Ma è interessantissimo sapere cosa pensa dell'architettura, perché poi lui ha sposato lo spazio per esprimersi. Ebbene, qui dice lui: esiste un rito magico con il quale si invoca e si propizia la pioggia, innaffiando la polvere secca della terra. Allo stesso modo si invoca e si propizia l'universo costruendo una casa. La casa è la ricostruzione dello spazio dell'universo, come l'acqua versata sulla terra è la ricostruzione della pioggia. L'architettura è sempre stata, e oggi è più che mai, un rito magico. Tutte le volte che si perde la realtà magica dell'architettura, si perde anche l'architettura. E ancora, l'architettura può essere fatta di poco, di molto poco, purché questo poco sia tutto quello che gli uomini devono avere per non dimenticarsi di essere uomini. E nient'altro, nient'altro che questo. Io veramente nella figura di Ettore non trovo niente di rivoluzionario, non trovo neanche niente di missionario. Lui è stato veramente un inseguitore del presente, non so come spiegarvelo. Vi faccio un'idea. Guardate, è stato veramente complesso. Io veramente sono abbastanza imbarazzato, perché poi devo raccontare una persona che io stimo moltissimo. Ok, io... liberiamoci. Io credo che l'esistenza stessa di Ettore sia stata un'esistenza sacra. La parola sacro ha origini indoeuropee, deriva dal termine sac, e il termine sac vuol dire essere reale, esistere. In questo senso credo che l'esistenza stessa di Ettore sia stata sacra, perché Ettore ha cercato di esistere in qualsiasi momento. Ettore ha cercato di farlo con ogni sforzo, con ogni piccolo disegno, con ogni fotografia, con ogni architettura, con ogni pensiero buttato giù su carta. Ettore ha cercato di ricordarsi sempre l'esistenza, lo ha fatto in molte maniere. Vi leggo questo scritto, è veramente meraviglioso. Se io avessi lavorato a larghi gradini la collina, e se avessi scavato canali grandi e piccoli come le vene di un braccio, perché l'acqua della pioggia fosse raccolta, curata e amministrata a coprire la terra delle terrazze, e se poi avessi piantato a spazi equidistanti le piantine di riso e guardato ogni giorno il cielo nero mescolarsi, specchiandosi, alle foglie che crescono sott'acqua, e se poi finalmente, dopo 140 giorni, avessi raccolto il riso con pazienza, questo chilo di chicchi bianchi per me sarebbe sacro. Ma non importa, comprerò un chilo di riso al supermarket, in un pacchetto stampato con il nome della fabbrica, con le promesse, gli allettamenti, gli accertamenti, le date e tutto il resto, e i disegni idioti. Tornerò a casa, aprirò il sacchetto e metterò il riso in questo vaso. Getterò il sacchetto nella piattumiera insieme alle altre scorie e tutto andrà bene. Questo chilo di chicchi bianchi, in ogni caso, per me sarà sacro, perché esiste. Una volta, in Thailandia,
racconta Ettore, si fermarono lui e Barbara sulle rive di un grande fiume. Il caldo era atroce e avevano fame. Allora gli portarono un samovar bollente, con pesce lesso e piccante, e una specie di liquore, anch'esso caldo. Sulla riva i bambini giocavano e le donne si lavavano. Allora, forse drogato dal calore, forse ubriaco, disse a Barbara, ora mi ammazzo. Lei fu sorpresa e gli domandò, perché? E lui rispose, perché non sarò mai felice come adesso. Vedete, questo senso di incertezza, questo veramente vivere con le scarpe da tennis, senza coordinate, continuando a camminare, davvero uomo del Novecento, è la grande lezione che Ettore ha dato a quelli come me. Voglio dire, io sono nato 50 anni dopo Ettore. C'è un cantante che si chiama Jamiroquai che ha fatto un album meraviglioso che si chiamava Traveling Without Moving, viaggiare senza spostarsi, senza muoversi. E la mia generazione si sta veramente avvicinando a quello. Ecco forse perché io, per provocazione, dico che Ettore dovrebbe essere il santo protettore dei designer. Perché veramente è a questa filosofia delle scarpe da tennis, è a questo non affidarsi a nessuna certezza, è a questo relativizzare ogni cosa, è a questo spogliarsi di qualsiasi idea del punto di arrivo, del punto di partenza, semplicemente ricordarsi di essere Ettore Sozzas, figlio di Ettore, di madre austriaca, con 12 zii, il nonno intagliava altari barocchi, cioè tu sei la tua vita, e la tua vita la costruisci giorno per giorno, passo dopo passo, cliccata dopo cliccata con il mouse a nostra disposizione, però cercando veramente di trovare un senso in tutto questo. Ettore, quando ci parlavo, diceva, in tutto il caos esistenziale almeno cercare di riconoscere grumi di armonia, forse almeno quello può salvarci. Grazie a tutti. Finisco con una conclusione che lui ha fatto ad un'altra conferenza che trovo meravigliosa. Possiamo fare un intervallo e incontrarci magari il prossimo anno? Potrei dirvi il contrario di quello che ho detto oggi. Grazie.